Un incubo durato almeno 10 anni, 8 anni di processo, e una sentenza dubbia perché giudicata politica da qualche commentatore anche di livello nazionale, come lo scioglimento del Consiglio regionale che poteva non esserci a certe condizioni, e poi un'attività investigativa che mi ha virato essenzialmente alla distruzione della mia persona, soprattutto per l'aspetto politico naturalmente. La sentenza ha dato ragione delle cose che abbiamo detto durante questo processo, tutto è bene quel che finisce bene, e sono veramente soddisfatto. Ecco, oggi poteva essere una giornata negativa, invece per me è una nuova nascita, un nuovo ritorno, e sono convinto che occorre andare fino in fondo, parlo di politica naturalmente, e spero di poter dare qualcosa di utile e qualche speranza in più a questa regione. Lei, scherzando ma non troppo, prima si è aggiustato la cravatta, ha detto così, mi aggiusto già per la campagna elettorale. Questa sentenza apre insomma a una strada consolidata? Credo di sì, credo che sia molto significativa, insomma, poteva essere un momento veramente tragico, anche se io ero abbastanza tranquillo, ma quando si sente direttamente una sentenza si ha sempre l'impressione di poter esserci qualche cosa che non va. Invece mi sembra che i giudici siano stati attenti, la giustizia alla fine ha trionfato e è finita una questione che sicuramente ha occupato le pagine di tanti giornali, di tanti servizi televisivi in questi 8 anni. C'è una vicenda da raccontare, probabilmente lo faremo pezzo per pezzo quando ci sarà l'occasione, ma veramente esprimo la mia più grande soddisfazione anche per la difesa, per gli avvocati, penso all'avvocato Messera, all'avvocato San Marco, che mi hanno seguito fino alla fine. E chiudo, spero, questa vicenda giudiziaria, perché io ho avuto la possibilità, la capacità di sopportare, di difendermi in 23 processi giudiziari, tutti conclusi con assoluzione. Quindi c'è stata veramente una sorta di tortura giudiziaria in questi anni. Spero che finisca qui.